Beh, il carcere è una priorità. Sicuramente quello che manca sono risorse economiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel carcere di Reggio ci sono spazi sufficienti anche per garantire formazione, per far sì che il tempo che si passa in carcere non sia tempo perso, ma che sia tempo utile anche per il reinserimento sociale, quindi anche lavorativo. Dall'altra parte c'è una carenza di organico che purtroppo caratterizza tutte le carceri italiane, anche Reggio, e che riguarda non solo la polizia penitenziaria ma anche tutti quegli operatori che nel carcere, intorno al carcere, vivono e lavorano, e si tratta ovviamente di migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno del carcere. Sull'episodio in sé c'è una condanna comunque. Beh, allora, tutte le forme di violenza sono da noi condannate, ci mancherebbe, e siamo molto rigorosi a che vengano fatti tutti gli accertamenti che sono necessari. Compete però alla magistratura farlo, noi condanniamo quel che abbiamo visto e vogliamo che ci sia un accertamento rigoroso da parte della magistratura. D'altra parte abbiamo esercitato il nostro diritto e la nostra prerogativa costituzionale di entrare in carcere, abbiamo esercitato, diciamo, il nostro diritto di ispezione, abbiamo verificato le condizioni del carcere e abbiamo anche delle proposte pronte che riguardano più in generale la situazione delle carceri italiane. Al di là di Reggio, come stanno le carceri italiane? Quello che volete, Deborah Serracchiani? Beh, diciamo che la situazione è molto seria, in alcuni casi grave, anche perché quello che sta facendo questo governo con circa 10 nuovi reati, con l'inasprimento delle pene, con l'assenza dell'incentivo alle pene sostitutive, alle misure alternative, significa creare all'interno delle carceri delle situazioni di tensione esplosiva. Se pensiamo anche al pacchetto sicurezza che prevederà la rivolta in carcere, che prevederà la resistenza passiva, che in qualche modo crea una tensione e che si affianca al sovraffollamento cronico all'interno delle carceri, che è assolutamente non solo pesante, ma crea veramente delle situazioni di tensione sia per chi vi vive sia per chi vi lavora, che vanno assolutamente evitate. Noi abbiamo delle proposte, siamo favorevoli alla liberazione anticipata, siamo favorevoli all'applicazione delle misure alternative e delle pene sostitutive, siamo che venga incentivata però non come adesso che non si fa. E inoltre siamo favorevoli ad alcune, diciamo così, abbiamo fatto alcune proposte chiare, come ad esempio far sì che le carceri italiane diventino delle sedi disagiate in modo da poter garantire l'accesso attraverso bandi di concorso di quel personale che, incentivato economicamente, metterebbe piede in carcere, cosa che oggi purtroppo non accade. E ovviamente siamo consapevoli di tutte le difficoltà che ci sono, ma siamo altresì consapevoli che il carcere non può rimanere una scatola chiusa.